Buonasera, siamo qui con due allieve del professor Stefano Di Palo che hanno frequentato la nostra scuola anni fa e che hanno fatto parte della storica band dell'istituto, la Blue Band. Vi presento Concetta Clarissa Piazzolla. Rosalba La Macchia. Benvenute ragazze, è un piacere per noi ospitarvi proprio qui, dove avete cominciato a familiarizzare con la musica e ad appassionarvene. Sì, sono Clarissa Piazzolla, sono molto onorata di essere qui, grazie dell'invito. Sì, il mio primo approccio è stato proprio qui, guidata dal maestro Stefano Di Palo, tramite la Blue Band. Ci sono state tantissime esperienze che ci hanno formato e che ci hanno permesso, di andare avanti con la musica, di appassionarci. Buonasera a tutti, io invece sono Rosalba La Macchia e sono anch'io onorata per essere qui presente con voi. E ricordo molto bene, con piacere, gli anni della scuola media, come un'opportunità per poterci avvicinare alla musica. Oggi Clarissa e Rosalba possono considerarsi molto cresciute in ambito professionale. Clarissa è una cantante lirica ormai affermata. Formatasi come mezzo soprano, ha conseguito numerosi successi personali. Nel 2014 vince il premio Umberto Giordano e nello stesso anno sostiene audizioni per il coro lirico del teatro Umberto Giordano di Foggia, classificandosi prima nella sezione contralti. Dopo essere stata diretta anche dal maestro Ennio Morricone, nel dicembre 2019 prende parte ad una tournée in varie città della Cina con il coro lirico del Teatro di Parma. Rosalba La Macchia, dopo aver compiuto studi di pianoforte, ha proseguito dedicandosi alla composizione e ottenendo il diploma accademico nel 2019 presso il Conservatorio di Bari. Ha scritto brani per ensemble di varie formazioni nell'ambito di progetti organizzati dallo stesso Conservatorio e per altri enti e istituzioni anche sacre. Questi curriculum parlano da soli, ma a me sorge una curiosità. Qual è il ricordo che più associate all'Istituto Giovanni XXIII in riferimento alle attività di musica svolte qui? Il mio ricordo, uno dei miei ricordi forse più belli, più grandi, è proprio la costanza dei professori addetti appunto alla musica che ci hanno permesso di esprimerci al meglio, sia nell'ambito strumentale che vocale. Ricordo tutte le attività anche extrascolastiche svolte qui. Sono tutte state, secondo me, delle esperienze che hanno permesso ai ragazzi di esprimersi a livello musicale e soprattutto per alcuni hanno permesso di essere dei trampolini di lancio per attività future. Sì, concordo pienamente con Rosalba. Alla fine la cosa che è rimasta sempre impressa nella mia mente e nella mia attività poi musicale da dopo erano sì le trasferte con la Blue Band, il Festival Canoro e tante altre iniziative, quanto anche il semplice fatto, volendo, di vederci il pomeriggio a scuola tutti i giovedì alle 4 meno un quarto, con la Blue Band. Era un modo per stare con gli altri ragazzi e ovviamente poi accrescere il nostro sapere musicale, che poi è quello che ci ha spinto a prendere la strada che abbiamo preso adesso. Clarissa e Rosalba oggi, per celebrare i 160 anni dell'Unità d'Italia, che sono stati festeggiati lo scorso 17 marzo, ci propongono
un'opera lirica nota a tutti, il Nabucco di Giuseppe Verdi. Giuseppe Verdi, in effetti, fu un deputato del neonato Stato italiano per 5 anni, dal 1861 al 1865. Appare chiaro come la personalità del compositore e le idee sottese al suo fervente patriottismo siano attuali in occasione della ricorrenza dell'unificazione d'Italia. Grazie di cuore a Concetta Clarissa Piazzolla e a Rosalba La Macchia per averci deliziato con questa meravigliosa opera. Auguriamo loro di continuare ad avere un futuro pieno di tante soddisfazioni. Da Ludovica Lo Scocco è tutto. Evviva la musica! Linea Studio!